Ieri, giovedì 29 agosto, è stato abbattuto l'ultimo diaframma del cunicolo di attraversamento della strada statale E55, funzionale al completamento dei lavori di realizzazione del canale deviatore delle acque meteoriche dell'abitato di Fasano Torre Canne. Sono intervenuti il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, il consigliere regionale Fabiano Amati, il commissario asset Elio Sannicandro, il RUP Leonardo Angelini, il direttore dei lavori Leonardo D'Adamo, il responsabile sicurezza Francesco Leone e il rappresentante legale dell'impresa Gallone Cosimo, esecutore dei lavori. I lavori di quest'opera pubblica, prima di tre finanziate appaltate, sono poco vistosi ma di grandissima importanza perché permetterà di mettere in sicurezza Torre Canne dalle alluvioni. I lavori rientravano in un piano generale di mitigazione del dissesto idrogeologico approvato all'epoca del mandato di Fabiano Amati da assessore regionale ai lavori pubblici, nell'ambito del più complesso piano frane e versanti, per un valore di circa 200 milioni di euro. Fabiano Amati, mi permette il gioco di parole. Si vede la luce in fondo al tunnel. Sì, oggi si sfonda l'ultimo diaframma del più importante attraversamento stradale, cioè quello sotto la strada Bari-Brindisi, cioè la superstrada. Questo è un canale di 2600 metri, cioè 2 km e 600, e serve a prendere tutte le acque che arrivano dalla collina, deviarle verso il mare e quindi schivare l'abitato di Torre Canne, cioè mettere in sicurezza Torre Canne da alluvioni e da allagamenti. Questa è un'opera finanziata con il piano Frane e Versanti quando ero assessore regionale ai lavori pubblici, un piano complessivo per 200 milioni di euro. Questo lavoro in particolare circa ha costato 5 milioni di euro. Dottor Sannicandro, un lavoro molto complesso che porterà grandi benefici al nostro territorio. La Regione Puglia ormai è impegnata da anni, insomma, in quest'opera di messa in sicurezza del territorio. Sono state impegnate molte risorse, sono stati avviati cantieri importanti come questo, diciamo, qui a Fasano, che mette in sicurezza un'area che in passato ha avuto grossi problemi di alluvione. E quindi, diciamo, questo è il primo intervento che si va a completare, che mette in sicurezza Torre Canne, poi ce ne saranno altri due che mettono in sicurezza la zona di Fasano, Pezze di Greco. E nell'ambito di questi lavori sono state messe in opera anche interventi interessanti dal punto di vista dell'ingegneria, come questo, appunto, questo attraversamento della strada statale, la strada statale più importante del sud che collega tutta l'area salentina, attraverso una tecnica che ha evitato l'interruzione della strada, quindi passando al di sotto con, insomma, una sorta di galleria interrata, che, insomma, è un'opera di ingegneria molto importante, interessante, che ci ha consentito di completare l'opera, e oggi appunto c'è stato il completamento, questi 41 metri di galleria al di sotto della statale che oggi si vanno a completare e mettono in collegamento quindi i due canali a monte e a valle della statale.